Andiamo avanti, andiamo in casa Soriano, insieme a noi il mister della formazione vibonese Andrea Parentela. Ben trovato mister, buonasera. Ciao Emilio, come stai? Stavo dicendo, sono invecchiato, no, ancora bene, forse siamo tutti un po' vecchi. O forse sono, come dire, i primi segni del cedimento psicologico che si fanno sentire. Mi sa più la seconda. Perché tra le altre cose, ecco Andrea, come va il Soriano riposa più delle altre. Perché il prossimo turno comunque avrebbe riposato. Io mi auguro che tutto questo accada, io comincio ad avere un po' di dubbi, sinceramente. Però sì, nel momento in cui si ritorna a giocare, noi abbiamo la settimana in più, quindi forse potremmo, tra virgolette, essere un po' più fortunati. O no, poi dipende tutto da come reagiscono le squadre con tutto questo stop, no, negli allenamenti. Ora ancora dobbiamo capire se ci sarà un protocollo vero e proprio degli allenamenti individuali, quindi siamo un po' in confusione tutti quanti. Però ecco, da quanto diciamo si è vissuto in queste prime sei giornate, è una domanda ricorrente, tu che sei allenatore ma sei stato anche calciatore, le misure che erano state indicate dagli organi federali, insomma da chi ci sta sulla testa, ecco, vi davano sia come allenatore che come squadra la sicurezza di dire scendiamo in campo il più sereni possibile dato la situazione, perché poi ovviamente non siamo in una situazione normale come poteva essere a febbraio dello scorso anno, quando ancora il coronavirus ci sembrava una cosa molto lontana e quasi inarrivabile? Ma secondo me sì, anche se c'è da dire naturalmente che noi dilettanti non è che facevano i tamponi, quindi per la legge dei numeri può essere pure che tanti di noi o pochi di noi potevano essere positivi e non saperlo, quindi questo è sicuramente il vero problema, credo. Noi i protocolli li seguivamo, addirittura io personalmente qualsiasi giocatore, anche al primo raffreddore, qualsiasi cosa, io lo lasciavo a casa tranquillamente, nel senso io facevo fare un lavoro a casa e buonanotte, perché comunque si c'era paura anche della febbre normale, no? Perché poi comunque no, la febbre arriva, no? Lo stato influenzale arriva a prescindere poi dal Covid o no. Certo. E quindi si cercava di stare più attenti possibile, quindi questo facevamo e credo che si stava facendo abbastanza bene. Poi, per quanto riguarda la Calabria, io magari avessi avuto io la possibilità di decidere, magari si poteva fare il mese successivo, magari il giorno che dicono che ritorniamo ad allenarci, magari poteva essere il giorno della sospensione, farci fare dicembre a casa e ripartire a gennaio, ma ci sono tante cose. Sicuramente non è facile capire qual è la cosa giusta e qual è la cosa sbagliata. Nel momento in cui però cominci, io avrei continuato, perché comunque credo che bisogna conviverci con questa situazione, quindi difficilmente cambierà qualcosa da qui al 24 novembre, secondo me. Quindi non so poi ora se slitterà ancora di più il campionato. Io, secondo me sì, insomma, io credo sì, che io dubito che prima di gennaio, ad essere ottimisti ovviamente. Quindi il discorso, io mi metto nei panni dei presidenti, di chi ha investito. E infatti questa era l'altra domanda, ma non solo, perché io credo che c'è anche una situazione un po' anomala, perché che io sappia il protocollo della Serie D è sostanzialmente uguale a quello dell'eccellenza. Ecco. Anzi, io la vedo peggio. Perché vanno in giro per regione e regione. Altre regioni, quindi vai anche nelle regioni, magari credo, ora non so se nel girone I. E ci sono anche squadre campane, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Appunto, quindi la situazione, quindi lì chi decide il palazzo, decide chi ha più potere, cioè qual è la differenza tra un campionato di eccellenza o di promozione con quella della Serie D, quindi già là c'era il primo problema. Però ripeto, io vedo l'altra volta ho postato una foto di ragazzi sotto casa mia che si abbracciavano, sì, tutti quanti, non ricordo, mascherine, eccetera eccetera, e magari ora lì insieme a questi qui magari si aggiungono i ragazzi che non si allenano più,
perlomeno forse venendo ad allenarsi, facendo il viaggio, magari arrivavano stanchi a casa, poi studiavano, magari potevano essere un po' più controllati, ora magari lo saranno meno, però ripeto, è difficile ragionare in un senso o nell'altro, nel senso io non so quello che potrà succedere. Quindi io sono sicuramente dispiaciuto non solo perché stanno facendo bene, ma in generale io non so veramente che fare. Io sto impazzendo, perché comunque il calcio è il mio lavoro, quindi il calcio per me è un lavoro come lo è per altri, quindi non è che il mio lavoro di serie B o quell'altro di un lavoro di serie A. Qua c'è da capire che nel mondo del calcio girano comunque dei soldi, cioè tante persone portano a casa il pane, quindi già bloccarlo in quel senso là è un problema abbastanza grande. Però a proposito di giro, quello che abbiamo notato anche con le ultimissime notizie di questa settimana, tutto sommato però c'è voglia di pensare in maniera ottimistica, perché il mercato è ancora vivo, ci sono movimenti in panchina, movimenti in campo. Tra le altre cose, ecco, l'anomalia della Serie D è che chi oggi è fermo in eccellenza potrebbe essere attratto da qualche sirena della categoria superiore. Sì, è già successo, infatti alcuni giocatori sambiasi infatti sono andati in Serie D, ho letto che erano a titolo in prestito, quindi temporaneamente, quindi probabilmente hanno optato per farli giocare lì un mese e poi farli ritornare alla base, però il problema è grave per tutto il carrozzone, per i presidenti, per la società. Io non so, a prescindere da quello che decidono, io presidente cosa devo fare in questo momento? Devo mandare via i giocatori, quelli che sono fuori regione, quelli che sono di un altro paese, cosa devo fare? Certo, anche perché poi senza fare i conti in tasca a nessuno, non sono dei magnati. Contro i miei interessi, no? Io non vedo l'ora, cioè se il calcio finisce io sono in mezzo a una strada, però io contro i miei interessi, io se fossi un presidente chiamerei tutti gli altri presidenti, farei una riunione, dice ok, o mi dite quando si ricomincia, o se si ricomincia, no, salta tutto, qual è il problema? Se il problema è il Covid, ok, ci rivediamo fra 2 anni, e ci vediamo nella prossima stagione, perché io cosa devo fare? Cioè io i ragazzi li devo pagare, non li devo pagare, li devo tenere vitto e alloggio per chi ce l'ha quelli di fuori, cioè ci vogliono delle risposte concrete, quindi lì è veramente un casino, secondo quindi, me. Quindi mi sembra, diciamo, anche sottinteso che serve un impegno più ampio da parte del governo per tamponare, visto che si parla assai di tamponare. Sì, per capire per la situazione. Anche come muoversi, anche il discorso degli allenamenti. Cioè, io non vedo l'ora di ricominciare. Sulla carta, martedì dovremmo ricominciare gli allenamenti individuali. Bene, io c'ho già tutto pronto, sono sicuro di poter fare un lavoro con le giuste distanze, senza portare a contatto un giocatore con l'altro. Però il succo è, tu non mi stai dicendo quanto giocatori posso mettere in un campo, non lo so, in metri quadri, quanto giocatori posso entrare nello spogliatoio, lo spogliatoio sì, lo spogliatoio no, la doccia sì, la doccia no, 5 alla volta, 3 alla volta, 10 alla volta, tutte queste domande che sono senza risposta. La responsabilità di chi è? Certo. Del presidente, della Lega, del governo, tutte queste cose sono, secondo me, in questo momento imbarazzanti, cioè nel senso non hanno né capo né coda. Ripeto, sta parlando uno che non vede l'ora di tornare ad allenarsi, che avrebbe sicuramente continuato a giocare, perché tanto l'abbiamo fatto fino adesso, non cambiava nulla, probabilmente si doveva lavorare precedentemente per risolvere, per essere più tranquilli in inverno, nel senso, quindi i problemi sicuramente li abbiamo creati in estate, oppure nel pensare che questa situazione era ormai passata, no? Sì, diciamo che poi si possono fare tanti pensieri su come è stata gestita la cosiddetta fase 2, visto che adesso siamo nella fase 3, se non 4 del tutto. Comunque, mister, grazie per essere stato con noi e insomma speriamo di avere il prima possibile buone notizie. Sì. Buona serata.